Popolo siciliano, ubicato nello Stato italiano, in diretta dalla Panastudio Production di Palermo, La Tana del Lupo, conduce Francesco Panasci. L'avevamo incontrato qualche tempo fa, prima delle elezioni comunali a Palermo, e l'abbiamo rinvitato molte volte, ma lui, essendo un uomo importante, un po' ci ha trascurato, questo dobbiamo dirlo subito. Stiamo parlando del consigliere, caro affettuoso amico, Ottavio Zacco. Ciao Ottavio, ben trovato. Ciao, grazie. Finalmente grazie. Sei tornato. Ce l'ho fatto. Non puoi mancare la tana di lupo, Ottavio. Hai ragione. Anche perché con la tana di lupo abbiamo fatto tante battaglie a favore della nostra città, a favore delle cose che possono essere in qualche modo utili alla comunità tutta, assolutamente sì, assolutamente sì. In particolar modo. Oggi Ottavio Zacco è anche presidente, oggi si fa per dire, nel senso che ha avuto assegnata la delega di presidente alla commissione attività produttive della città, e quindi diciamo che è già un tema che te sta a cuore, di cui ti sei sempre occupato, a partire dai mercati. Ricordo molto volentieri il nostro brand Capomercato, lanciato insieme, che ha dato una boccata importante di ossigeno e che continua a dare oggi un suo ritorno importante di comunicazione e anche di servizio fatto in un certo modo. Cioè, il mercato non è visto più, conservando la sua tradizione, il suo folklore, anche tutte le attività, ma viene visto come il mercato probabilmente anche quello più accattivante, più vicino a un'impresa più industriale, anche se non lo è. È vero, assolutamente sì. È un progetto iniziato prima della pandemia, poi purtroppo sospeso, ma che presto torneremo a riprendere insieme. Io tra l'altro vorrei, sì, di questo ti sono molto grato, ma tra l'altro quel logo l'ho filmato personalmente, quindi ne sono anche orgoglioso in qualche modo. Tra l'altro bisogna anche ricordare che Ottavio Zacco è stato il consigliere più votato, questo dobbiamo dirlo, perché è vero che sono finite le elezioni, però è un traguardo importante, cioè il cittadino palermitano ti riconosce questa carica, nel senso che non c'è la vittoria, ce l'ho fatta per un pelo, lì tu sei il consigliere più votato, certamente quello più ossequiato anche dai cittadini, perché ti rivedono come un punto di riferimento, e questo spero che tu lo continui a fare. Sì, anche se carica di responsabilità maggiore, certo. Perché comunque così è, io a volte ci penso e dico, ma è possibile che una domenica, poi quella domenica è successo di tutto, 6G chiusi, la partita del Palermo, 3.500 palermitane e palermitani sono scesi da casa per andare a scrivere il mio cognome sulla scheda. È sicuramente motivo di orgoglio, ma anche di grande responsabilità. E noi pensiamo che comunque questa responsabilità tu te la sei, come dire, portata bene, come si dice, dalle nostre Grazie. Parti, perché continui a rispettare quello che è il fabbisogno della nostra città. Ma adesso voglio entrare proprio nel merito della situazione di cui tu hai la responsabilità di presidente di questa commissione. Sono tante le iniziative che si stanno facendo, stiamo uscendo chiaramente ancora da quella pandemia, anche se dal punto di vista sanitario c'è ancora tanto da fare, però c'è un lavoro importante che dovrebbe essere sfruttato anche a mezzo di tutte queste misure che sono uscite, tra queste la ZES, la zona economica speciale, il PNRR di cui si parla pochino, ma abbiamo forse qualche problema più nazionale forse che locale, e tutte le altre misure legate anche alle attività produttive, comprendendo pure che il buon assessore Di Tamaio è del gruppo vostro, insomma. Sì, e quindi sì. C'è, diciamo, tutta una cordata politica importante e amministrativa che potrebbe dare un grande ossigeno alla nostra Sicilia e alla nostra Palermo. Ma diciamo che già abbiamo avviato un percorso per cercare di risollevare il tessuto economico cittadino, che è veramente precario già da anni. Era precario prima della pandemia, oggi soffre ancora di più. Per fortuna i turisti ci stanno aiutando, perché girando per le strade proprio oggi, prima di venire qua, la città è strapiena di turismo, e quindi credo che proprio su questo dobbiamo puntare. Insieme al sindaco Roberto Lagalla ci siamo impegnati in questi mesi chiaramente a sistemare tutto quello che riguardava i conti del Comune di Palermo. Entro fine aprile approveremo il bilancio e quindi diamo la possibilità all'amministrazione anche di poter procedere con la programmazione, cosa che non si fa da tanto tempo. E per quanto riguarda le attività produttive, da subito abbiamo iniziato un percorso di collaborazione, lavorando in sinergia con le associazioni di categoria,
e secondo me già a brevissimo si vedranno i primi risultati. Vediamo anche le uscite che avete fatto con Forzinetti, proprio perché il gruppo è, diciamo, abbastanza solido politicamente parlando, no? Sì, sì, c'è una condivisione di intenti. Lavoriamo in sinergia, la commissione, devo dire, sia maggioranza che opposizione, diciamo, abbiamo messo come obiettivo principale quello del bene comune. Noi tra l'altro abbiamo anche la competenza sulla programmazione e quindi ci fa entrare anche all'interno dei lavori pubblici, ma anche alla Polizia Municipale. Devo dire che si sta lavorando proprio per cercare di migliorare i servizi e di fare diventare Palermo una città normale. Abbiamo visto già col cimitero, alcune tensostrutture sono già vuote, c'è il commissario che sta lavorando veramente bene, l'assessore Orlando, il sindaco La Galla se ne occupa personalmente ogni lunedì al cimitero per cercare di controllare e mandare avanti il cronoprogramma. È già un primo segnale. Io ricordo che ho avuto il privilegio di aprire i lavori della prima seduta del Consiglio Comunale e in quell'occasione ho chiesto scusa a nome del nuovo Consiglio Comunale a tutti i parenti dei defunti che erano in deposito. Oggi finalmente possiamo dire che stiamo lavorando per azzerare le salme a deposito. Non per fare una sorta di paragone, ma si avverte, lo avvertono soprattutto i cittadini, perché sarebbe semplice farlo dire a un consigliere o a più consiglieri, che c'è un cambio di marcia rispetto al governo precedente. Dico, sarebbe semplice da parte tua anche, visto che sei parte di questo governo e sei... Io sono sempre molto critico. Però so quanto sei critico, è onestamente corretto anche da questo punto di vista. Però ecco, il fatto che tu racconti qui alle nostre telecamere che c'è anche il controllo fisico di quello che succede, cioè andare al cimitero, andare a vedere che i lavori procedono, è un fatto importante, che spesso la politica si siede, ascolta, magari chiama anche al telefono, si informa, sì, ma non guarda. Assolutamente sì. Quindi l'attenzione è alta. Chi ha la responsabilità, il dovere di controllare personalmente l'andamento delle cose. E quindi questo lo fa anche il sindaco? Lo fa il sindaco in prima persona e questo va detto perché è merito suo e dell'assessore e del dottore Galeatioto che gestisce i cimiteri se oggi il cimitero è in queste condizioni. Il cimitero finalmente è pulito, il personale reset nonostante prende veramente una miseria come stipendio perché purtroppo hanno le ore ridotte e stanno facendo un lavoro straordinario. Devo dire che finalmente si vede che il settore è governato, ecco, forse mancava questo. Mancava la governance, vera e propria, ma dai fatti di cronaca che leggiamo c'era anche dell'altro, insomma, proprio ai cimiteri c'era una situazione anche un pochettino grave, ma lì avete messo mano, ha messo mano anche la giustizia, la magistratura in qualche modo, quindi sì. Si sta procedendo. Però tornando un attimino anche alle attività produttive, insomma, questa zona economico speciale sembrerebbe che porterà, almeno nel lato porto che riguarda la Sicilia occidentale, quindi lato porto fino a un certo punto, porterà diciamo, una concreta e potente anche iniziativa imprenditoriale che potrebbe portare anche nuovi imprenditori a gestire. Stiamo lavorando con il sindaco e l'assessore regionale alle attività produttive di Tamaio proprio per rivedere il perimetro delle ZES, perché la ZES in realtà esiste già dal 2017, certo. Però non è stata utilizzata, non è stata sfruttata a Palermo. In questo momento rientra all'interno delle ZES tutta la costa sud, esatto. Tutta la zona vicino al porto e la zona industriale di Partanna Mondello. Tra l'altro c'è una struttura commissariale di ZES dove chi vuole investire in quelle aree ha una procedura diversa rispetto a chi vuole investire su altre aree. Quindi anche a livello di SUAP o di permessi di costruire fa l'istanza direttamente alla struttura commissariale, va in deroga a tutto e quindi ci sono dei tempi velocissimi. Stiamo cercando di inserire anche l'ex struttura della manufattoria dell'Acqua Santa e stiamo cercando di inserire anche la zona della Fiera del Mediterraneo. E lì potrebbe nascere un polo, diciamo, convegnistico o là già, organizzazione? C'è già un progetto che è stato avanzato, è una progettazione esecutiva per trasformare un padiglione, il padiglione 20, in sala congressi. Ci sono già delle somme impegnate. Oggi con una variazione di prezziario servono altri 7 milioni di euro, ma è un problema della regione che sta risolvendo. E quindi su quello, sì, abbiamo avuto una riunione recente e quindi su quello già siamo avanti. Ma l'obiettivo è quello poi di rilanciare seriamente il polo fieristico, perché io non vedo perché le fiere importanti nazionali e internazionali debbano fare a Bologna e non a Palermo, che abbiamo un clima meraviglioso, una città stupenda, una regione che permette di fare venire
chi viene a trovare, a visitare la fiera, anche di farsi una vacanza. Una vacanza dignitosa e bella. E sicuramente aumenterebbe le entrate nel nostro comune, nella nostra regione, quasi del 300%. Certamente lo dimostra anche il Vinitaly che è appena concluso, ieri c'è stata l'ultima giornata e voglio dire non è che Verona ha tanto più della nostra Palermo. Tu immagina il Vinitaly a Palermo, certo. Una struttura fieristica che sia all'altezza però di ospitare. Che si estende anche magari all'agroalimentare dove noi siamo certamente secondo migliori in assoluto. Sarebbe il top. No, a noi a cibo non ne fotte nessuno. Esattamente. Lo sanno tutti, lo sanno. Si vede dalle pance. Si vede dalle pance, si vede dalle... Non riusciamo mai a fare una dieta come Dio comanda. Però ecco, la ti lancio una cosa che lancerò a breve anche al professor Amenta, che è il commissario della ZES Sicilia Occidentale. Sarà molto in gamba. Molto in gamba. Però non solo bisogna riperimetrare lo ZES, bisogna integrare, come tutte le ZES d'Italia, a nuovi codici. Ci stanno lavorando, perché per ora sono vincolati a quella famosa delibera di giunta della regione dove prevede solo certi codici. Là è stato fatto un errore molto grave. Attività, ci stanno lavorando, il governo Schifani è già al lavoro per modificare questi codici, ma tra l'altro il commissario sta facendo una cosa importante, di tutte le zone ZES che ci sono già istituite, sta togliendo tutte quelle particelle che non ricadono sulle attività produttive, che sono le strade, che sono... per guadagnare i fiumi che sono esatto e quindi recupera ettari di zone ZES da poter assegnare ed estendere in altre zone. Ti faccio una confidenza visto che siamo anche amici, noi siamo zona ZES. Ah, lo so. Siamo certo. Riusciti perché eravamo in una particella ma era un po' nascosta. Perché sei al porto. Perché non sono a porto ma non appariva questa zona perché c'era una vecchia particella, dopo è stata fatta una modifica al palazzo, quella particella è diventata un numero successivo che non era prevista perché il piano non era aggiornato, ma ci siamo riusciti a dimostrare che questo certo, era giusto. Perché fa bene a tutto anche l'attività produttiva sì. Collegata anche se già esistente è dentro il sito stesso. Assolutamente sì. Invece, tornando un attimino a bilancio e controbilancio, avete detto che avete messo i conti in ordine e di questo sembrava quasi impossibile, che mi ricordo nella chiusura ero Orlando, si è quasi pensato a un dissesto del Comune. No, il precedente Consiglio Comunale non ha votato bilanci per ben 2 anni. Il governo La Galla, appena insediato, ha votato il primo bilancio e mandato nel giro di una settimana a gara diverse opere pubbliche e ora finalmente inizia il Comune di Palermo ad avere un bilancio, il sindaco è stato chiaro e desidera l'approvazione entro fine aprile e quindi da aprile, forse non si vede un bilancio approvato ad aprile da almeno 10 anni, la città di Palermo avrà un bilancio. È possibilmente sano. Sano. Quasi sano. Quasi sano. Passando invece alla politica, Caruso diventa il commissario nuovo di Forza Italia. Voi siete ormai gruppo Forza Italia, forse è più consistente di tutte le altre, diciamo, chiamiamole linee di Forza Italia o cordate di Forza Italia, quella di Tamaglio la più forte senz'altro. Come la vedete questa operazione dove non c'è più Miccica? Capisco che non è magari roba tua e magari non può anche io preferisco, e per questo sono sempre criticato all'interno dei partiti, io preferisco sempre occuparmi dei problemi della strada e della gente e occuparmi meno dei problemi di partito, però c'è stato un commissariamento necessario perché comunque Gianfranco Miccica è uscito da Forza Italia all'Ars e quindi il presidente Schifani sicuramente avrà avuto delle interlocuzioni con il presidente Berlusconi, hanno nominato un nuovo commissario e da qualche giorno anche il commissario cittadino che è Domenico Macchiarella. E quindi questo a voi va bene così per come voi lavorate? Diciamo. Noi lavoriamo. Il resto poi si vede. A me poco è cambiato, io, però ripeto, preferisco stare più tra la strada, in mezzo alla strada. E sentire quella che ti chiama per la fognatura, per la monnezza. Sentire purtroppo ancora la grande sofferenza che c'è in giro per la città, ce n'è tanta. Ma a proposito di sofferenze di città, a Monnezza come siamo messi? Adesso Caruso non c'è più. Caruso non c'è più, sta aspettiamo la nuova governance. Che già si sa, bene o male, chi è? Bisogna capire bene com'è la situazione a Bellolampo, perché comunque che... È disastrosa la situazione, si questo sa. È il vero problema. Però questo se è il vero arrivare... problema, e secondo me anche là questa struttura va commissariata, però il sindaco lo sta seguendo anche direttamente questo problema e aspettiamo la nuova governance, però possiamo dire che la città è un poco più pulita rispetto a prima. Ma no, sicuro. Purtroppo credo... c'è ancora troppa inciviltà e non so se è solo inciviltà perché poi
io lo dico da anni, questi rifiuti ingombranti e abbandonati secondo me non sono limitati a sola inciviltà, ma ci saranno interessi da parte di alcuni. Abbiamo già dato disposizione, Sispi ha già ordinato un bel po' di telecamere che saranno distribuite poi in tutta la città, nelle zone strategiche, speriamo di poter così azzerare l'inciviltà. Di questo se ne parlava anche Orlando, che diceva ai tempi, dietro la monnezza palermitana c'è la mafia. Io non lo so se c'è la mafia, ma secondo me qualche interesse c'è, perché è impossibile che ci siano tutti questi, una cosa esagerata, tutti questi rifiuti in ogni angolo della città, anche a 10 metri dal centro comunale di raccolta, che non te lo giustifica, certo, perché là devi attraversare, devi andare, cioè a 10 metri, lasci il rifiuto, non devi dare documenti, non devi controllano se sei in regola con la Tari, non devi pagare nulla, quindi o è una questione veramente culturale, ma non ci voglio credere, oppure c'è qualcuno che ha interessi, perché poi lo smaltimento di questi rifiuti ha un costo. Ma secondo te non bisognerebbe anche alzare un po' il tiro dell'attenzione, non solo con le telecamere, ma anche essere un po' più determinati contro gli incivili, perché gli incivili sanno di non essere in qualche modo puniti? Io sono del parere che bisognerebbe cambiare la legge. Per me chi abbandona un rifiuto ingombrante per strada gli va ritirata immediatamente la patente e la macchina. Sì, sì, fare qualche cosa di veramente di drastico. Ci stiamo lavorando, purtroppo non dipende dal comune di Palermo, se no l'avremmo già fatta. È un problema normativo. E quindi... Però probabilmente avete sentito anche qualcuno della questura, insomma, per poter fare un piano un po' più organico, anche per capire... Ci sono delle interlocuzioni con la regione per questo. Avete bisogno di per forza deve legiferare la regione, noi ancora non abbiamo questo potere. Tornando alla zona dove abbiamo fatto un approfondimento più importante, che è ZES e quindi comune, ma il mercato ittico che fine farà? Di questo ci puoi dare qualche notizia? Il mercato ittico, abbiamo votato in consiglio comunale una convenzione con l'autorità portuale, il presidente Monti adesso si occuperà di ristrutturare, o meglio abbattere e ricostruire il mercato. Sì, andrebbe rifatto la palazzina dove c'erano gli uffici non esisterà più, quindi resterà solo un'area mercatale e poi tutto intorno verrà riqualificato. E quindi avrà anche un suo fascino dal punto di vista assolutamente estetico. Sì, assolutamente lì vediamo sì. Che Monti è molto determinato nel suo lavoro. Monti è una persona preparata, determinato, è un vulcano e sta facendo un buon lavoro. Noi con la commissione abbiamo avuto il privilegio di visitare i cantieri che per ora sono aperti all'interno dell'autorità portuale. Io non ho mai visto un cantiere dove ci sono più di 100 dipendenti che lavorano ogni giorno. Con una ditta siciliana, quindi già solo fantastico. Per questo va premiato. Bellissima. E invece col vecchio mercato ortofrutticolo che succederà? Sull'ortofrutticolo c'è un progetto. Perché sappiamo appunto che. C'è un progetto per ristrutturarlo e riqualificarlo, che credo sia di 11 milioni di euro. Ma è una cosa imminente? Quindi o sì. L'operazione che parte a breve? Questi nei fondi PNRR, e quindi a brevissimo inizieremo anche lì con. Con i lavori al mercato, anche se devo dire che il mercato è molto cambiato rispetto a prima. Oggi il mercato è pulito, è ordinato, finalmente tutti rispettano le regole. Dobbiamo però ristrutturare gli immobili che sono comunque antichi. Invece, parlando di un altro tema che è molto nazionale, però sappiamo quanto tu stai sul territorio e quindi hai un ascolto diretto verso il cittadino e i bisognosi anche. Ma secondo te questo reddito di cittadinanza è vero un problema grosso, perché ha fatto sì che chi aveva voglia di lavorare non lavori più? Allora, io diciamo giornalmente incontro centinaia di persone. Te lo chiedo. Poco fa parlavo della sofferenza che purtroppo si incontra facendo politica per strada. Io devo dire che il reddito di cittadinanza ha aiutato veramente tante famiglie a uscire da situazioni veramente disagiate. C'erano famiglie che mangiavano veramente pane e acqua. E questi sicuramente li ha aiutati a uscire dal tunnel, dalla povertà. Conosco tanta gente che grazie al reddito di cittadinanza non delinque più. Questo bisogna pure dirlo. Perché c'è chi dice invece si prendono il reddito di cittadinanza. No, assolutamente, No. Ci sono, però come ogni cosa poi è sempre soggettiva, c'è chi invece se ne approfitta. E c'è gente pure che lavorava, che faceva il muratore o che faceva il panettiere, che ha preferito dimettersi, o meglio farsi licenziare o non lavorare più, perché magari lavorava in nero, perché ha il reddito di cittadinanza e possibilmente prende pure 1.300 euro al mese di reddito di cittadinanza. E questo secondo te bisognerebbe mantenerlo? Secondo me va sicuramente rivisto.
Anche dal punto di vista procedurale, vero? Va rivisto, va regolamentato per bene, va controllato, vanno aiutati i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro e credo che non si possa fare nemmeno lo stesso trattamento fra nord e sud, perché è inutile che ci prendiamo in giro. Cioè, ci sono purtroppo delle realtà diverse. Certo. Al nord c'è gente che nemmeno vuole andare a lavorare nei distributori di carburante perché hanno altre possibilità. A Palermo devo dire che purtroppo è difficile ancora trovare lavoro. Senti, invece questa attività, diciamo, legata alla sicurezza nelle strade del centro storico, ci sono state diverse situazioni che hanno messo in preoccupazione un po' gli imprenditori, ma anche le famiglie che escono la sera, tra baby gang, situazione un po' anomale. Siamo in preoccupazione tutti, anche i genitori che hanno figli già all'età. Appunto, diciamo perché noi siamo genitori entrambi. Perché Palermo, così come le altre città, perché poi guardando anche i telegiornali, forse Palermo è una delle città più sicure sotto questo punto di vista, perché ci sono, ma non città, cantiamo vittoria, ci sono città dove sono veramente molto peggio, ci sono dei problemi, c'è un problema sociale, è inutile che ci prendiamo in giro, c'è un problema sociale. E rientra c'è sull'immigrazione, un problema, anche questo è un problema sociale secondo te? Qui a Palermo non si può, ma guarda, io da quello che si legge sui giornali non credo che sia legato solo a questo il problema. Forse ci sono, c'è un problema veramente di sociale delle nuove generazioni che non hanno più valori, non conoscono i valori veri della vita, ma lo vediamo pure nelle scuole. Né valori né interessi. Né valori né interessi. Non sono, le famiglie a volte sono distratte per il lavoro, la scuola non è più quella di una volta, perché mentre prima il professore ti guardava e tu tremavi, esatto, oggi invece i ragazzi con rispetto tremavi. Non hanno più rispetto per i professori, il rispetto per le istituzioni, il rispetto per la vita stessa. Ti ricordi noi con un Super Santos ci facevamo partite? Si noi chiamavano... Super Santos giocavamo dalla mattina alla sera. Eravamo tutti amici. Insomma, poi io sono cresciuto tra l'altro in un quartiere che era Partalna Mondello, dove c'era il famoso centro culturale, dove c'erano diverse attività e quindi eravamo tutti i ragazzini, eravamo là, i genitori sapevano che noi eravamo là. Controllati, erano tranquilli, sì. Erano tranquilli e noi comunque passavamo le nostre giornate divertendoci. Benedetto Super Santos. Senti, invece, tornando alla parte sempre economica, dove tu appunto hai la commissione attività produttive, ma su Via Roma abbiamo parlato miliardi di volte, ma cosa si deve fare per ravvivare questo tessuto imprenditoriale su Via Roma, che sappiamo tutti nessuno ci vuole investire perché dicono che è una zona morta. Davano una colpa un tempo alla ZTL, un tempo perché lì c'è troppa immigrazione, un tempo perché è abbandonata, un tempo per, insomma, è stato detto di tutto su Via Roma, però io penso che Via Roma è una parte importante della nostra città. Che va... Bisogna dire le cose come stanno. Via Roma oggi è così per colpa dei proprietari degli immobili. Ah sì? Perché Via Roma commercialmente era il top. Appunto, me lo ricordo. E i prezzi degli affitti erano in maniera, sono cresciuti in maniera esponenziale fino a quando c'erano gli ultimi marchi. Quindi poi nel momento in cui a Palermo sono arrivati i centri commerciali, a parità di prezzo di affitto l'imprenditore si è fatto due conti, dice in Via Roma mi passano 100 persone al giorno, al centro commerciale in un fine settimana me ne passano 2000, di conseguenza a parità di prezzo si sono spostati là. Oggi c'è un problema normativo, il problema normativo che è quello che in centro storico non si possono aprire attività superiori a una certa quadratura, le cosiddette medie strutture. Che vanno fino a quanto? Questo è un che vanno dai 200 a 1500, quindi se entro oggi uno 1005? In questo momento in centro storico, quindi compreso via Roma, un'attività non può aprire superiore a 200 metri quadrati. Ah, superiore a 200, ok. Tranne il food, i ristoranti possono aprire. La precedente amministrazione aveva presentato una delibera che poi è rimasta all'ordine del giorno, non è mai stata votata, un po' per alcuni personaggi che per problemi politici non volevano affrontarla e un po' perché comunque questa delibera effettivamente era fatta male e poteva diventare illegittima. Il sindaco La Galla, la prima cosa che ha fatto appena insediati, ci siamo riuniti e con l'assessore Forzinetti e l'assessore Carta hanno ripresentato la delibera, quindi ritirata la vecchia delibera, hanno ripresentato una nuova delibera che in questo momento è all'assessorato territorio ambiente in commissione per il parere VAS. Sì. Aspettiamo la regione, nel momento in cui arriva il parere
dove dice, dovrebbe dire che comunque non è soggetta al parere VAS, manderà la delibera in consiglio comunale e sarà affrontata e spero approvata. E cosa potrebbe cambiare? E questo dà la possibilità ai nuovi marchi di poter investire in centro storico e quindi in via Roma, dove è l'unica via dove ci sono i locali superiori a 200 metri quadrati, e in tutte le parti del netto storico delle periferie. Parlando di economia, non si può non parlare degli uffici e tributi del Comune di Palermo, che chiaramente negli ultimi periodi hanno fatto, diciamo, un po' di casino, o per meglio dire, il servizio va reso, e va reso anche velocemente. Non si può aspettare 6 mesi per sapere se una tassa è dovuta o non è dovuta, e soprattutto se ci sono quelle possibilità di stralcio, di portare avanti quelle pratiche, perché non solo il Comune non incassa soldi, ma si rischia di bloccare, visto che oggi quando si partecipa a un avviso deve avere tutto regolare, tributi, fisco, DURC e quant'altro. Tra l'altro tu rischi di essere considerato evasore, ma in realtà non lo sai. Aspetti l'appuntamento per risolvere il problema. Personalmente la mia consulente questo ha chiamato. È un problema. Problema che non è stato risolto, ci portiamo da anni, e che là veramente bisognerebbe azzerare tutto con tutta la buona volontà da parte della dirigente, che con impegno massimo cerca di fare funzionare il settore, però là c'è carenza di personale, quindi dobbiamo capire, il sindaco sta valutando bene come procedere, perché là veramente bisognerebbe organizzare una squadra che lavori giorno e notte per azzerare tutto l'arretrato. Manager poi anche per azzerare tutto l'arretrato, il personale è pochissimo, veloci, nemmeno rapidi. Cioè il cittadino non dovrebbe nemmeno ricevere la cartella sbagliata, l'avviso sbagliato, che crea un danno, e crea un danno non soltanto perché paghi, non paghi, perdita di tempo, ridotti veramente a una situazione allucinante, perché il cittadino che ha ricevuto l'avviso errato 4 anni fa lo continua a ricevere, e che ha preso l'appuntamento 4 anni fa e ha chiesto di modificarlo, continua a riceverlo perché ancora non hanno lavorato la pratica 4 anni fa, e questo non quindi può esistere. Bisogna organizzare seriamente l'ufficio col personale, in modo da ci vuole proprio una squadra di emergenza che azzeri tutto l'arretrato e si riparte da zero. Noi sappiamo che il vice sindaco Varchi su questo si sta impegnando in prima persona, almeno questo era apparso su molti giornali e su molti colleghi che hanno scritto su questa operazione, però al momento ti posso dire su esperienze anche che riguardano un po' la nostra attività, ma anche rispetto a molti amici che lavorano nel mondo imprenditoriale, che i ritardi sono e continuano a esserci. Ma al momento siamo vincolati, siamo congelati, siamo. Ma non si può pensare, scusami Ottavio, che voi come consiglio di predisporre una sorta di deroga intanto a quello che c'è, che ci permetterebbe di respirare? In questo momento l'amministrazione è legata alla mancanza del personale, non può fare nemmeno concorsi, fino a quando non approviamo il bilancio e il piano di riequilibrio non possiamo fare nulla. Ormai spero che siano gli ultimi mesi, però è chiaro che va fatta una proroga. Io l'altro giorno leggendo il giornale ho visto che c'erano 1500 avvisi di sospensione di scia perché non in regola con i tributi. Ma su quei 1500 quanti sono quelli che hanno chiesto di rivedere i propri avvisi e sono ancora in attesa? E quali sono i veri evasori? C'è anche là. Ottavio, a noi fa piacere che tu con molta onestà intellettuale dici come stanno le cose, però dall'altro lato così si rischia di far chiudere. Perché non, si può anche arrivare a chiudere per un problema, infatti, perché non hai pagato i tributi, perché ti si blocca il sistema. Abbiamo chiesto infatti di rivedere bene questi avvisi e fare dei controlli per capire realmente se queste attività hanno presentato negli anni precedenti la documentazione comunque per rivedere gli avvisi. Nel caso in cui è evasore, allora è giusto che sia così, ma se è un povero disgraziato che aspetta che l'ufficio tributi lavora alle pratiche, non è corretto. Non è corretto, assolutamente. Ci siamo presi più di 30 minuti, caro Ottavio, dovremmo chiudere, però mi dai una battuta su questo articolo 5, veloce veloce, mi fai capire un po' che cosa succede? L'articolo 5 è quello di cui parlavo prima su via Roma. Nel momento in cui arriva, è quella la modifica dell'articolo 5 del piano commerciale. Perfetto. Nel momento in cui arriva il parere dell'assessorato territorio e ambiente, quindi si aspetta arriva in consiglio, esatto. E poi si procederà. Approvato, qualsiasi imprenditore può aprire
una media struttura anche in via Roma. Perfetto, allora benedizione all'articolo 5, per tutto il resto poi si vede. Va bene, Ottavio, dobbiamo chiudere perché ci siamo presi, come al solito sembra che... È colpa mia perché sono venuto in ritardo. No, no, vabbè, ci può stare tutto, sempre ti destiniamo sempre 33 minuti di trasmissione, lo facciamo volentieri, Ottavio. Grazie, un bocca al lupo per tutto, grazie, e ti raccomando, grazie. Rimani così per come sei, grazie, anche grazie. Quando diventerai Presidente della Repubblica, no. Rimani così grazioso, umile, grazie. E operativo con grazie i tuoi concittadini. Ciao. Andiamo alla sigla, ciao e grazie ancora.